Con il mouse cliccai sul tasto play. Sapevo bene ciò che avrei visto. Sapevo perfettamente che compiere quel semplice gesto avrebbe scatenato nella mia testa e nella mia anima un turbinio di sensazioni. Molte di queste negative, ma un tempo lo erano di più. Il mio rapporto con questa merda è divenuto ogni giorno più stretto e potrei dire di essermi assuefatto ormai. Quasi assuefatto, diciamo. Perché quando vedi un punteruolo infilato in un orecchio, beh, fa sempre il suo effetto. È che oggi non lo fa più come prima, lo fa un po' meno, tutto qui. Ne avrò visti a centinaia di questi video in tutti questi anni. Non sono facili da trovare, eh? Non lo sono per niente. Gli indirizzi cambiano in continuazione, in modo che i siti web non siano rintracciabili. Ma ci sono utenti, quelli di fiducia, diciamo, che nel corso del tempo hanno costituito quella che sul normale YouTube potremmo definire community. Gli indirizzi, sempre nuovi, vengono inviati via mail o su qualche canale Telegram e il follower di turno viene messo nelle condizioni di assistere agli spettacoli ogni volta che vuole. Le chiamano Red Room. Tutti sanno di cosa stiamo parlando. Stanze in cui un povero Cristo viene torturato e poi ucciso, tutto in diretta e spesso agendo su commissione. In sostanza, il cliente spettatore paga del denaro, generalmente in bitcoin, e propone una qualche brutalità a cui sottoporre la vittima. Fino a quando questa resta in vita, perché poi, beh, lo show termina. A volte si sente dire che le Red Room non esistono, che sono solo una leggenda metropolitana. E anzi, si dice che non potrebbero nemmeno esistere. Mascherando l'ID, il segnale rallenta e sarebbe impossibile gestire una diretta con tanto di interazione col pubblico che propone torture o esecuzioni da mettere in pratica in tempo reale. Balle. Il ritardo è di pochi secondi, nemmeno un minuto. Lo spettatore è consapevole che si tratta di una scomodità necessaria e imprescindibile, un'accortezza che tutela anche lui, e quindi aspetta con tanta pazienza, anche perché, pensateci bene, mica sei in fila per un caffè al bar. Magari hai appena chiesto e ottenuto di martoriare una povera ragazza tagliandole entrambi i seni con una sega elettrica, direi che un paio di minuti li puoi anche aspettare, no? Dove vengono prese le vittime, mi chiedete? Beh, questo non lo so, non ve lo so dire. Immagino che siano giovani turisti imprudenti, approdati in zone del pianeta, selvagge e prive di regole, magari attratti dall'idea della vacanza avventurosa. E poi finiscono per sbaglio in qualche periferia ombrosa e tanti saluti. Caricati su un furgone con un sacco nero in testa e arrivederci e grazie. Però non lo so con certezza. Guardare questi video ti cambia. Inizialmente ti senti un mostro anche solo per aver pensato di guardare queste clip. Però poi subentra una sensazione che mai confesseresti a nessuno, nemmeno a te stesso. La dipendenza. Già, una volta che assisti allo spettacolo di una Red Room, difficilmente potrai resistere dal guardarne altri. Diventa davvero una dipendenza, una droga capace di rovinare una persona, economicamente, psicologicamente, socialmente. È un viaggio nell'abisso, e io lo so bene.
Prendiamo quello che sto guardando ora. Una ragazza con i capelli lunghi e biondi è legata ad una sedia all'interno di una stanza illuminata con lampade al neon che emettono una luce bianca, fredda. Le pareti sono coperte da piastrelle bianche e azzurre, lucide, come quelle che ricoprono le pareti delle piscine o degli ambulatori. Sembra quasi di sentire quell'odore di cloro, di chimico che permea questi ambienti. La ragazza è nuda. L'unico pezzo di stoffa che ha addosso è quello che le ostruisce la bocca. Non è bendata, però, già perché gli occhi gonfi di lacrime e lo sguardo terrorizzato sono uno degli aspetti principali di questo show, irrinunciabile per lo spettatore che paga. Ed ecco arrivare il suo boia, con la solita maschera da maiale a coprirgli il volto. Si mette accanto alla donna e aspetta. Ed ecco che arriva la prima offerta. Rasala zero. Cioè, con tutti gli strumenti da tortura esposti alle pareti, decidi di pagare fior fior di quattrini per tagliarle i capelli? Ma d'altra parte il cliente ha sempre ragione. La giovane si dimena e piange, emettendo suoni ovattati, disordinati ed isterici. Le lacrime e la saliva hanno ormai imbevuto il bavaglio. La donna non sta ferma un attimo, continua ad agitarsi, a saltellare sulla sedia, almeno per quei pochi millimetri che i legacci le consentono. Altro utente. Prendila a sberle in faccia, 10 schiaffi almeno. Il suo boia, coperto dalla maschera di maiale, inizia a mollarle tremendi schiaffoni. La ragazza chiude gli occhi, stringendo le palpebre. Ora non emette più quei suoni ovattati, piange e singhiozza soltanto. Altra offerta. Slegala, liberala, poi prendila a calci. E così avviene. Il boia indossa stivali di gomma, di quelli che si utilizzano per andare a pesca o a caccia in posti particolarmente fangosi. La ragazza, appena liberata, corre verso una direzione precisa, uscendo dall'inquadratura della telecamera. In quel punto, infatti, c'è la porta della stanza, ma ovviamente è chiusa a chiave, cosa diavolo pensava? L'uomo con la maschera da maiale la afferra per la testa e la butta per terra, poi inizia a prenderla a calci, violente pedate ovunque. Guardando i suoi occhi distrutti, si intuisce che la giovane sa di essere senza speranza. Probabilmente si stava godendo una vacanza insieme al suo fidanzato, quando in pochi minuti tutto è finito. Ai caldi abbracci sono subentrate percosse e violenze. Al posto del suo amore c'è uno spietato sconosciuto, grosso e mascherato. Invece del profumo delle brioche servite la mattina in hotel, le sue narici percepiscono ora odore di disinfettante, cloro, sostanze chimiche. Al posto degli occhi teneri del suo ragazzo, una telecamera. Lei sa cosa stanno chiedendo gli spettatori. Come lo sa il boia, lo sa anche lei. E quando viene mostrata in chat una richiesta, lei rinvigorisce i singhiozzi e aumenta il volume dei suoi mugugni. Altra richiesta. Violentala. Beh, questo utente deve essere certamente un novello. Questo non si può fare, lo sanno tutti. Non per una qualche restrizione di stampo etico, ovviamente no, ma per motivi molto pratici. Il rapporto sessuale, pur protetto che sia, implica infatti troppo contatto fisico, pelle a pelle, con un rischio troppo concreto per il boia.
Certo, ovvio, i cadaveri vengono nascosti e anche molto bene, ma non si sa mai. E allora amputale una gamba. Sì, certo, se non puoi fare sesso, allora amputagli una gamba. Ma vi rendete conto della psiche di certe persone? All'arrivo di questa richiesta, la ragazza si agita, come se stesse andando in fiamme. Il boia alza il braccio e ruota il dito indice verso la telecamera, un gesto che indica: lo facciamo dopo. Ovviamente, perché amputare una gamba vorrebbe dire uccidere la vittima e lo spettacolo è appena cominciato. Il video procede per poco meno di 2 ore, tra tagli, bruciature, piccole asportazioni come dita o lobi delle orecchie. La ragazza ha quasi smesso di piangere. È ferma immobile, rigida come una statua e ormai ha lo sguardo fisso. Acido sulla pelle, denti estirpati con tenaglie, punte negli occhi, la fantasia dei partecipanti è allucinante. Si comportano esattamente come se fosse un videogame. Come se stessero delegando al boia ogni responsabilità, legale, ma soprattutto morale. Ma il boia ormai è desensibilizzato, forse dalla vita, forse dopo tanti crimini e atrocità commesse in passato, anche solo per commettere rapine finite inesorabilmente male. Il boia non si diverte, ma nemmeno si sente in colpa. Si rende conto di essere un mostro, orribile, di essere un pezzo di carne senza anima. Ma non è colpa sua. E ormai si è convinto di questo. È colpa dei genitori che lo hanno abbandonato dopo la nascita. È colpa dell'orfanotrofio dove le suore lo hanno maltrattato e umiliato per anni. È colpa della famiglia adottiva che lo ha trattato come un servo, anzi come uno schiavo. È colpa della povertà e di uno Stato che non ha mai fatto nulla per persone sfortunate come lui. Il boia è stanco, come è stanca e assopita la sua coscienza. Il boia odia tutti e tutto. Non ha compassione per nessuno. Magari, se si sofferma a pensarci un po', gli dispiace anche per quella giovane trucidata, come per tutte le altre vittime, ma ormai non importa più. La sua anima è perduta da molto, molto tempo. Si fa schifo guardandosi allo specchio? Certo. Sa di fare schifo, oggettivamente. Sa di essere un animale nel senso negativo del termine. Ma in quel momento l'unico sentimento che prova è la paura. La paura di essere scoperto, di finire nei guai. Le precauzioni prese dall'organizzazione di cui fa parte sono tante, ma i rischi restano sempre, e come? Magari qualcuno degli spettatori sta registrando per mostrare il video a qualche suo amico, perverso come lui. Magari tra gli spettatori c'è qualche sbirro. Magari qualcuno è riuscito a triangolare la posizione. E se la maschera si fosse spostata durante una colluttazione? E se il tatuaggio tribale che dal gomito raggiunge il suo polso si fosse reso visibile tra un lembo della tuta di gomma e un guanto? Io non voglio andare in galera. Sono già stato in orfanotrofio e non lo sopporterei. Per i crimini che ho commesso, gli altri detenuti mi farebbero passare le pene dell'inferno per tutta la durata dell'ergastolo. Mia madre, seppur novantenne, è ancora in vita e lucida. E se vedesse il mio volto in televisione, abbinato alle atrocità che ho commesso? No, non posso permettermelo.
Ed è per questo che ogni volta ricontrollo per bene ogni registrazione. Un anno fa la catenella d'oro che porto al collo con il nome di mio figlio uscì dal collo della mia maglietta, strattonata da una cavia un po' troppo agitata. Non ho dormito per mesi al pensiero del rischio che stavo correndo.